e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Alleluia! Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito, gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, ma va e mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Ecco, riflettiamo brevemente su questa liturgia, concentrando l'attenzione su tre parole: l'obbedienza, la pace e la purificazione del cuore. Ecco, nella prima lettura il Signore ci esorta a essere docili alla sua voce, ascoltare la sua voce, ci fa anche intuire il frutto di questo ascolto, che è la pace profonda, il riposo di Dio, e ce lo insegna anche con la testimonianza, diciamo, di un cattivo esempio, potremmo dire, o l'esperienza, meglio, l'esperienza di un cattivo esempio, perché il popolo di Israele, anche affaticato dalla lunga prova del deserto, si era ribellato in un momento nella località di Massa e di Meriba, e quindi a causa di questa ribellione poi ne sono morti tanti e non sono entrati nella terra promessa. E il Signore, con un linguaggio, diciamo, molto umano, antropomorfico, dice: nel mio sdegno ho deciso, non entreranno nel mio riposo. È un modo, diciamo, forte, semilla di far capire il legame misterioso che c'è tra l'ubbidienza d'amore a Lui e la grande pace. L'ubbidienza porta alla pace, la ribellione porta alla grande inquietudine. E ricordo il motto episcopale, poi anche da pontefice, di San Giovanni XXIII, che ha scritto nel suo stemma: obbedientia et pax. È una grande verità che noi possiamo sperimentare nella nostra vita, quando veramente siamo ubbidienti al Signore, centriamo il nostro cuore sulla Sua volontà, viene una grande pace, anche se intorno a noi c'è molta inquietudine. Ecco, e poi da questa, diciamo, esperienza di fede viene anche una progressiva purificazione del nostro cuore, perché, come dicono alcuni padri antichi della Chiesa, la lebbra che Gesù guarisce è simbolo dell'abitudine al peccato, l'abitudine a disubbidire a Dio,
oggi è diffuso questo, non in modo esplicito ma implicito, come un vivere senza riferirsi a Dio, senza cercare Dio, senza amare la sua volontà. E questa, dicono i padri, è come una lebbra del cuore, una malattia che deturpa la bella immagine di Dio che Dio ha messo nella creazione di noi stessi. Ecco, in questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare verso Gesù come il lebbroso del Vangelo, senza scoraggiarsi, e fare un atto di fede, dire: Gesù, se tu vuoi, puoi guarirmi, puoi purificarmi. Ed è bello vedere come Gesù risponde a questa preghiera. Gesù l'aspetta. Ecco, mentre noi esteticamente siamo a posto, ci abbiamo tante norme dell'igiene, siamo belli, siamo curati, lavati, però dobbiamo avere una uguale attenzione alla pulizia del nostro cuore, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri. E quando vediamo che c'è sporcizia nel nostro cuore, non la dobbiamo coprire come a volte si fa quando si spazza in fretta la casa, anziché raccogliere l'immondizia si mette sotto il tappeto. E questo non va bene, perché quel male così cresce. Invece dobbiamo andare da Gesù e dire: Signore, purificami, perché tu puoi farmi questa grande grazia. Aiutami a perdonare, ad avere sentimenti buoni, ad avere fiducia in te. E così Gesù poi interviene, e lo fa anche adesso attraverso quello che io vi dico, e anche dopo, quando verrà nella comunione. Gesù, una potenza di guarigione. Noi siamo più fortunati del lebbroso, perché il lebbroso Gesù l'ha toccato dall'esterno, mentre noi Gesù viene dentro di noi nella Santa Comunione come una forza di pace e di amore. E così andiamo avanti, cerchiamo di diventare più docili alla sua parola per vivere nella pace, e facciamo anche un cammino di purificazione. Poi voglio aggiungere una cosa che mi viene in mente adesso: anche le prove della vita, per esempio questa pandemia, una malattia, eccetera, eccetera, sono strumenti di cui Dio si vuole servire per purificare il nostro cuore dal male, non dal male fisico, ma dal male spirituale, quello che più ci allontana da Lui e deturpa la bellezza del nostro cuore. Così sia.